prestigioso. Porto ovviamente i saluti del ministro Nordio che mi ha dato l'incarico in quanto impossibilitato a essere qui di portare quello che è il contributo del Ministero della Giustizia. È un contributo di particolare rilevanza in questo ambito perché poi bisogna commisurare sempre il proprio dire alla platea che ti ascolta. I sindaci, lo diciamo per esperienza politica diretta, sono un po' l'avamposto del cittadino verso la politica, il primo anello di congiunzione del singolo con la democrazia. Per questo non c'è differenza fra un sindaco di una piccola città e un sindaco di una grande città, perché è come se rappresentasse ciascun singolo, voi sapete bene, ciascun cittadino, voi sapete che la responsabilità penale in particolare è personale. Quindi in questo momento il principio di personalità, che mi sembra debba essere invocato come primo parametro per approcciare il discorso sulla responsabilità penale dei sindaci, in particolare dell'abuso di ufficio, costituisce un punto di riferimento ineliminabile. Deve rispondere dei fatti di rilevanza penale solo chi è personalmente, proprio direttamente responsabile. E il rispetto nei confronti di questo uditorio mi induce ad essere particolarmente pragmatico. E non è più il tempo delle parole, non è più il tempo delle promesse, è il tempo degli impegni che devono essere assolutamente ineludibili. In questa veste io vi dico subito che la prima domanda è: che cosa può fare la giustizia per i sindaci? Beh, innanzitutto è necessaria una valutazione di sistema. Secondo quella che è stata una caratteristica dell'ultimo periodo dei rapporti della giustizia con la legge, una sorta di riattivazione dei principi costituzionali. Una riattivazione dei principi costituzionali che si accompagna ad una valutazione di sistema, cioè un intervento che non sia spot ma sia in qualche modo legato al sistema, nella consapevolezza che tutte le scelte devono essere realistiche e capaci di spiegare una effettiva efficacia. Che cos'è il nostro Paese da questo punto di vista? È un Paese che vive nel timore di essere indagati. Il timore di essere indagati in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, Costituzione che io assumo a compagna di viaggio in questo discorso. La presunzione di non colpevolezza fa sì che in questo Paese possa essere considerato colpevole soltanto chi è stato condannato con sentenza definitiva. Mi consentirete di salutare il mio coordinatore nazionale, il Antonio Tajani. Io lo chiamo coordinatore, ministro o vice premier è troppo facile per noi, il coordinatore nazionale. Nel nostro Paese la presunzione di non colpevolezza fa sì che sia colpevole solo chi è condannato con sentenza definitiva. Così non è. Per i pubblici amministratori, diciamocelo con franchezza, una informazione di garanzia costituisce un elemento di condanna. E questo è un dato che va registrato con molta chiarezza e molta franchezza e da cui dobbiamo prendere le mosse. La pendenza del procedimento, come diceva Carnelutti, il processo è già pena. Di questo il Ministero della Giustizia è perfettamente consapevole, abbrancato com'è con un pubblico ministero di esperienza come Carlo Nordio, un avvocati di esperienza, quale posso essere io, insieme agli altri due colleghi che sono sottosegretari. Diciamo, il pragmatismo, dicevo, fa sì che il punto di partenza sia esattamente questo. E questa presunzione di colpevolezza, fatemela definire così, una sorta di inversione paradossale dell'articolo 27, è una inversione senza difesa, perché sostanzialmente non c'è possibilità di difendersi da una sorta di marchio che ti arriva semplicemente da un atto unilaterale, non recettizio, di un pubblico ministero. E questo è aggravato non soltanto dal processo mediatico, e vi assicuro che combattere il processo mediatico sarà uno degli scopi di questa fase del governo, evitare che ci sia un processo parallelo in cui la condanna più grave non sia quella delle aule giudiziarie ma quella della stampa e dei mass media, da cui, ripeto, non c'è difesa. Questo è uno degli scopi
che questa fase del governo assolutamente si propone in un'ottica di garantismo che non è sterile ma è effettivo. E accanto al processo mediatico bisogna ragionare sulla prospettiva della cosiddetta legge Severino, che a mio avviso ingiustamente penalizza pubblici amministratori condannati con sentenza di primo grado e che debbono subire delle conseguenze prima che la sentenza diventi definitiva. E questo vale anche per l'abuso di ufficio. Attenzione, il warning è ancora più pesante, perché gli effetti della Severino sono percepiti e percepibili, sentenza del Consiglio di Stato assolutamente ormai intoccabili, anche per un reato scivoloso, dirò quanto è scivoloso di qui ad un attimo, come il 323 del Codice Penale. E lo dico subito, non scivoloso per come è scritto, ma per scivoloso per come funziona e per come viene applicato. Un altro passaggio per comprendere il contesto in cui si deve muovere, e anticipo il nome del, diciamo, del tra virgolette colpevole in senso positivo, si deve muovere la riforma dell'abuso di ufficio, perché l'abuso di ufficio va assolutamente riformato, e quello degli altri strumenti che sono idonei a seguire determinate responsabilità per atti che possano essere illegittimi. E penso alla responsabilità erariale, penso alla responsabilità disciplinare. Non siamo stati fermi, perché nella riforma Cartabia di prossimo vigore, il 30 dicembre è fissato il termine perché possa entrare in vigore, è già previsto il controllo sulle iscrizioni da parte del pubblico ministero, e che la iscrizione a modello 21, cioè essere indagati, non ha efficacia né in sede penale, né in sede civile, né in sede amministrativa. Allora, questo è il contesto. Noi siamo un paese in cui un'informazione di garanzia costituisce un presupposto pubblico-privato per essere messi alla gogna. L'abuso di ufficio è un passaggio ineliminabile perché si possa provare ad allentare questa morsa. E lo dico con le parole non mie, con le parole di una sentenza della Corte Costituzionale, la 8 del 2022, anche quella un punto di riferimento importante, che innovativamente, guardate che nelle parole della Consulta c'è sempre quello che è la futuribilità dell'intervento del legislatore, dice la Corte che la modifica intervenuta dell'abuso di ufficio, quella che ha liberato almeno la scelta discrezionale da poter essere ritenuta illecita, quando oggi si può scegliere non c'è più abuso di ufficio, giurisprudenza recentissima anche della sesta sezione della Cassazione, ha liberato l'ansia della scelta dal rischio della commissione dell'abuso di ufficio, dice la Corte Costituzionale in prospettiva, attenzione, noi dobbiamo liberare i pubblici amministratori dal timore della firma, dalla burocrazia difensiva. Lo dice la Corte Costituzionale e non c'è nessun motivo per non seguire questa alata, puntuale, precisa indicazione. Ma vi è di più. La Corte, con uno spirito che io non esito a definire coraggioso, riferisce che la modifica dell'abuso d'ufficio intervenuta e quindi il miglior rapporto fra chi deve agire per la pubblica amministrazione e la tranquillità del gesto amministrativo serve a far ripartire il Paese, cioè la funzionalità economica di un sindaco che può firmare liberamente e tranquillamente i suoi atti. La Corte Costituzionale lo dice in termini chiarissimi. Vedete come la strada verso l'intervento sull'abuso d'ufficio non è un coup de foudre governativo, non è una scelta culturale atipica, ma deriva da una approfonditissima riflessione da parte del giudice del controllo delle leggi. E quando la Corte Costituzionale parla di promuovere la ripresa economica, si lagna di amministratori che assumono decisioni meno impegnative per il timore di incorrere negli strali del 323, si lagna di amministratori inerti, io capovolgo, dico che per evitare l'inerzia e per evitare decisioni meno impegnative bisogna intervenire decisamente sul 323, bisogna fare in modo che il 323 non costituisca più uno spauracchio per evitare le responsabilità. E la condivisione di tutto questo a me sembra assolutamente inevitabile.
Allora, se questi sono i presupposti, se la stessa Corte definisce sostanzialmente, qui mi assumo io una responsabilità definitoria, il 323, un reato inutile, anzi dannoso, perché questa è la prospettiva che si desume dalla lettura della motivazione della sentenza della Consulta, io dico che dobbiamo cominciare a cambiare accento e pensieri in questo Paese. Dobbiamo abituarci a fare a meno qualche volta del diritto e del processo penale. Non tutto deve essere sanzionato dal diritto e dal processo penale. Vi è la possibilità di altre forme di responsabilità che devono intervenire in via preventiva, che possano essere di supporto, ma che evitano questo panpenalismo che in qualche maniera tranquillizza determinate coscienze, ma non tranquillizza la linearità comportamentale dei nostri amministratori. E questa necessità di enucleare le condotte prive di rilevanza, di capire che ci sono altri strumenti, sull'abuso d'ufficio ha un'incidenza, a mio avviso, decisiva. Io non so se sarà possibile un intervento abolitivo o un intervento modificativo. Certo è che, per esempio, si potrebbe pensare ad intervenire sul cosiddetto abuso di ufficio di vantaggio, cioè quello che in qualche modo comunque un atto amministrativo provoca un vantaggio per qualcuno, quello è un momento in cui secondo me più decisamente il legislatore deve intervenire per eliminare il rischio che un atto amministrativo possa, procurando un vantaggio, essere inteso come abusivo solo sulla scorta di una ipotesi di consapevolezza di quella forma. Su questo, ripeto, il tema è spinoso, ma soltanto una decisa scelta di abrasione può convincere quella che è la migliore soluzione. Si potrebbe pensare, e questo lo dico a mero titolo di ipotesi, ad un intervento, perché la chiarezza deve essere un patto tra chi parla da questo palco e chi ascolta, si potrebbe pensare a lasciare semplicemente l'abuso di danno, cioè quello che direttamente danneggia qualcuno con una attività percepibile come dannosa. Questa è un'ipotesi, sono tutte ipotesi allo studio dell'ufficio legislativo del Ministero. Certo è, e questo posso dirlo, che noi sul reato di abuso di ufficio, sulla scorta delle parole anche qui pronunciate del Presidente Mattarella, con un richiamo puntuale, ma soprattutto sulla indicazione chiarissima della Corte Costituzionale e soprattutto rispondendo a quella che è una vostra puntuale, precisa e doverosa richiesta, e dovuta richiesta, noi interverremo. L'abuso di ufficio è, per il Ministero della Giustizia, uno dei punti di riferimento su cui misurarsi per effettuare un intervento che possa consentire di liberare questo braccio dal timore della firma degli atti. E se questo è il nostro scopo, noi dobbiamo chiederci però, ecco che cosa chiedono i sindaci alla giustizia, questo, sull'abuso d'ufficio vi è una tematica sul 50, sul 54 e 107 del TUEL, sulla necessità poi di rivedere le responsabilità di posizione che incombono ancora oggi sui sindaci, ma se noi cominciamo a sottrarre terreno di difficoltà per i sindaci, cioè eliminare progressivamente i luoghi in cui si possa incorrere in responsabilità, questo è già uno sforzo che consente di dare poi a quelle norme una diversa lettura, su cui si può, si deve, si dovrà intervenire, ma io sono sempre, e il Ministro Nordio su questo è ovviamente il primo, per un intervento che sia step by step, cioè mai grandi riforme, piccole riforme utili che con una sorta di conseguenzialità endorfinica possano, positività dopo positività, raggiungere l'obiettivo più ambizioso di riforme più capaci, ma si parte da piccole riforme utili per poi raggiungere grandi obiettivi. Ma che cosa chiede la giustizia ai sindaci? I sindaci chiedono alla giustizia un intervento che li aiuti ad amministrare meglio e noi siamo pronti. Che cosa chiediamo noi però ai sindaci? Noi chiediamo ai sindaci un rafforzamento dei percorsi di legalità, un monitoraggio costante dei procedimenti amministrativi, perché sono stato l'altro giorno ad un consiglio regionale sulla lotta alle mafie in Capitanata, ma il controllo sui procedimenti amministrativi, il controllo di legalità assiduo, il monitoraggio sull'andamento di come vanno i procedimenti dei propri comuni è uno strumento di difesa formidabile. Allora, se noi proviamo a fare squadra con sindaci che siano severissimi nel controllo dei percorsi di trasparenza e di legalità, con un monitoraggio costante,
un governo attento, capace di fare anche piccoli passi indietro se fosse necessario rispetto a certe scelte, in una sorta di dinamismo che nel colloquio, nella joint venture istituzionale possa avere una nuova apertura. Cari amici sindaci, non è più il momento di litigare sulla giustizia. Noi sulla giustizia dobbiamo riappacificare gli animi. La giustizia deve essere compagna di viaggio dei pubblici amministratori, quelli che ovviamente rispettano le regole. E se questa è la prospettiva, in un paese in difficoltà che non si può permettere, diciamo, neanche per un attimo, di avere oscillazioni sul piano giudiziario, io credo che mettere insieme pubblici amministratori, giustizia, avvocatura, magistratura, politica, nel tentativo di fare del terreno della giustizia un incontro di virtuosi comportamenti, possa essere una soluzione. Credo che questa partita, che molte volte si è giocata con un agonismo eccessivo, in cui si sono viste contrapposizioni incredibili, in cui c'era uno Stato nemico o una giustizia nemica nei confronti di pubblici amministratori vittime. Io penso che da questo equivoco noi dobbiamo uscire. Abbiamo le competenze, la qualità con questo governo finalmente eletto con il consenso degli italiani. Abbiamo la possibilità di assumerci la responsabilità di gesti coraggiosi. Noi il gesto coraggioso di intervenire sull'abuso d'ufficio ed altro lo faremo. Però dateci una mano a che tutte queste riforme possano cadere su piccole, grandi, pubbliche amministrazioni capaci di garantire e difendere la legalità. Chiudo con una, diciamo così, un affondo nella diciamo così, immagine sportiva che si può avere della politica. E il primo e il secondo tempo sono finiti. Facciamo in modo che il rapporto fra giustizia e pubblica amministrazione sia un terzo tempo continuato, consapevole, profondo e, fatemelo dire, competente. Grazie.